di Simona Marchetti, nato dal rapporto tra Giovanni Calone, che all'epoca aveva 19 anni, e Franca Sebastiani, che è di Cancro nel 2015. L'artista è stato legalmente riconosciuto alla fine degli anni 90 e pubblicamente in TV in TVNE 2007, fu riconosciuto in tribunale 1997 e poi in TV 10 anni dopo. Quando Massimo Ranieri decise di parlare pubblicamente di sua figlia Cristiana Calone, che fino ad allora era stata segreta nel 1970 dalla relazione tra cantante, all'epoca 19 anni, e Franca Sebastiani, La Calza raccontava sua storia, libro riconosciuto, dove spiega cosa intendeva crescere per lei senza un padre, nonostante sapesse molto bene chi fosse, perché, la mamma non l'ha mai nascosta. E ora ha anche parlato con il Chi settimanale nel nuovo numero in edicola. Quando sono nato c'era, non poteva perdere qualcosa che ho mai vissuto. Non ricordo nulla di quel periodo. Quindi quando sono cresciuto mi piacerebbe avere anche un papà. Lo chiamo Gianni, io ricordo nostro primo incontro, il suo abito viola con ricamo. Quindi all'età di 10 anni, sentendo mia madre cantare le sue canzoni e ascoltando il suo parlare con sua sorella al telefono, ho capito chi era papà. Il buon sangue non mentiva, anche il calzino è una cantante e la madre sognava di vederla un giorno duetto con il famoso papà. Mi piace la musica fa e mi piacerebbe anche cantare a Neapolitan, confessava l'artista, rivelando anche che alcuni anni fa ha scelto di partecipare ad alcune sere con il nome di Cristiana Ranieri, ma gli avvocati del padre hanno impedito. Oggi mi sono riconosciuto come artista, non ho bisogno di usare il nome di mio padre, poiché Massimo Ranieri è solo lui, sono un'altra persona. Ora ho il suo cognome nel mio cuore, non ne ho bisogno sul palco. La sera cui Ranieri decise di presentarla in TV diretta era indimenticabile per il calzino, che non era previsto. Ovviamente per lui erano i momenti giusti, per me quello che faceva. È sempre stato un uomo riservato che, in quell'occasione, ha fatto un gesto importante, essere coinvolto come non aveva mai fatto. Mi ha invitato a vedere il programma senza prevedermi, il che, quindi, a un certo punto avrebbe detto ti presento mia figlia. Anche oggi lo faccio, non trovare le parole per descrivere quell'emozione. Fino al 2007 ero la figlia di Giovanni Calone solo sulla carta d'identità, poi sono diventato sotto tutti gli aspetti. La paura Ranieri potesse pensare che fosse solo un'opportunità alla ricerca del suo denaro ha avuto esso. Ma non mi mai fregato nulla, ho detto, il calzino certamente non fatto la vita della figlia di papà. Ho trascorso momenti difficili, ho fatto tutto, dalla cameriera cubista, dalla donna delle pulizie al segretario. Nel 2015 la cantante perso sua madre di cancro e l'ha pianificata da sola, perché padre non era con lei, ma ho capito la ragione della sua assenza, ha fatto una scelta diversa, vissuto suo dolore in modo riservato, concluso calzino, un figlio di 22 anni Claudio, che,